E quindi schieramento completato per la MX2, corrono agonisti. Allora ricordiamo quest'anno che le categorie sono divise in top rider, agonisti e amatori. Gli agonisti sono praticamente gli ex amatori dell'anno scorso e gli amatori sono gli ex sport. Licenze tutte unificate con questa MX2 mista, tutti con la stessa cilindrata. Polman, Gil Neri, seconda piazza per Ruzzi. Vedremo la battaglia tra i due, ma Gil nella pista di casa sono anni che non molla. È un avversario temibile per chiunque, a Fermignano va veramente molto forte. Il problema di questa gara di quest'oggi sono sicuramente un certo divario, è sicuramente un certo divario tra i primi e gli ultimi, che vedranno i primi addoppiare molto presto con questo, ecco, mettendo un po' di spezia a quello che è la gara, sicuramente un po' di suspense. Non basterà essere veloci, ma bisognerà essere anche molto bravi nei sorpassi per liberarsi dei tappi, e Neri in questo non delude, di solito è molto bravo. Ma la pista di Fermignano ha delle incognite, perché è una pista che in alcuni tratti è molto stretta e molto difficile superare per chiunque, anche per i grandi conoscitori della pista. Quindi tutto pronto, abbiamo cancello veramente pieno con ben sei piloti fuori dal cancello. Non hanno meritato l'ingresso al cancello, sono stati lenti stamattina. Ragazzi, date più gas, è tutto pronto. Attimi trepidanti prima della partenza, come al solito. Bello ritornare in pista dopo ricominciare la stagione. Abbiamo sfidato il freddo, abbiamo sfidato l'intemperie. Quest'anno la stagione doveva partire con la gara di Grottazzolina, che poi però è stata rinviata per maltempo, anzi annullata. Ed eccola questa seconda gara di interregionale FMI qui a Fermignano. Prende il testimone e diventa lei la prima gara della stagione. Tutto è pronto, forse c'è qualche problema, c'è qualcuno che non riesce a mettere a moto la moto, già primi problemi. TM, abbiamo visto un 125ino, qualche noia, entrata un po' d'acqua magari nel carburatore, quelle piccole noie che rompono tanto le scatole, poi tra l'altro quando succedono in fase di partenza mettono nell'agitazione più completa. Dicevamo, terza parenza per Ruzzi, pilota allenato da Bonvecchi. Vediamo in testa il numero 14, che è Piunti Adriano, che vecchia volpe com'è. E Ruzzi che però prende subito il comando delle operazioni. Neri è lì all'interno, il serpentone arriva sulla parte alta del tracciato. Eccoli che arrivano, Ruzzi al comando con Piunti e Gil Neri che subito attacca. Abbiamo Mariani subito lì dietro, Casettari, vediamo, ne riconosciamo alcuni ma altri no. Arrivano tutti sparati, proiettati alla stagione 2013. Ed ecco Gil Neri che subito si porta all'attacco di Ruzzi. Seguiamo l'azione dei due, vediamo se porterà l'attacco già ora. E no, si accoda e li vedremo nella parte alta sicuramente giocarsi la buccia, con in lotta anche Piunti e Mariani alle spalle. Bella match. Eccolo, 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 eccolo che ci prova, non ci prova. Quest'anno cerchi verdi per il pilota di Urbania. Poi abbiamo 287 e il Marco Lamponi che sta provando con Tenere subito dietro. Questo gruppetto è da seguire perché sicuramente se le danno. E poi vediamo Liberti. E poi c'è Treppi con il 125 del figlio. Il caro Ermenegildo
amico fraterno. Poi abbiamo i piloti del Team Royal, Stortini, numero poi 125, che ci viene quasi a curvare sui piedi. E intanto Lorenzo Mariani, lo vediamo, probabilmente si è infortunato sulla moto, dovrebbe essersi fatto male al ginocchio. Lo vediamo portare la gamba fuori dalla pedana, probabilmente ha preso una zappata con il piede. Questi sono degli infortuni in cui bisogna stare attenti, bisogna portare sempre il materiale protettivo, in particolare le ginocchiere, che tante volte purtroppo non bastano nemmeno quelle. Caduta, grossa caduta, speriamo che non ci siano fatti male. Bandiera gialla, sventolate, bisogna intervenire subito per soccorrere il pilota caduto, c'è sicuramente bisogno di assistenza. Adesso andiamo a vedere di chi si tratta. Andiamo a vedere che cosa ci hanno fatto i piloti. Frecciano vicino, arriva il Treppio, sembrerebbe adesso qualcuno mi spieghi come si fa ad andare di sotto lì, perché evidentemente si può, il pilota è finito lì di sotto. È una gara abbastanza particolare questa, perché attenzione, perché lì io sinceramente mi metterei a protezione di questi ragazzi, perché si tratta di Tamagnini, credo, o no, Antonelli. Andare lì di sotto è stata una cosa, la moto non lo so che fine ha fatto, a questo punto dobbiamo andare a vedere come si recupera anche la moto, particolare veramente. L'importante è che il ragazzo non si è fatto niente, dai. E intanto passa Gil Neri ora, che sta doppiando a mani basse, come era auspicabile, come era anzi prevedibile. Qui abbiamo Ruzzi che sta controllando seconda posizione e poi terza posizione per Lamponi, che vince il duello con il veterano Piunti. Ecco Lamponi, ma Piunti è sempre lì. Eccolo che passa ora con Piunti attaccato. Ora arriva Denti. Marco Lamponi, bella gara, duello tutto fratricida in famiglia con Piunti, con Adriano. Sì, però stile, hai ritrovato stile, hai ritrovato grinta. Sì, terzo posto, ti soddisfa? Sì, dai, però per oggi sono soddisfatto della prima mancia, adesso vedremo la seconda. Hai risolto i tuoi problemi in partenza? Sembra di sì, adesso ero spuntato bene, dopo me da rettilineo un attimo ho perso un po', però alla prima curva ero abbastanza avanti confronto alle altre gare. Benissimo, ti vogliamo cazzuto per la seconda manche, in bocca al lupo. Crepi. Davide Ruzzi, secondo classificato in MX2, bella gara, sei scattato forte, quindi un buon allenamento in vista del campionato? Sì, sono sotto preparazione, ci stiamo preparando per domenica, fra due domenica, la prima dell'italiana Montevarchi. E oggi siamo venuti qui sì, per fare un po' di allenamento, sono riuscito a partire bene, poi Neri andava un pelino più veloce, ho avuto problemi nell'indurimento dell'avambraccio e è riuscito ad andarmene via e quando cominciavo a prendere forma era da fuggire. Era ormai lontano. Sì. Va bene, adesso ci vediamo in gara 2, mi raccomando, sì, più deciso. Sì, per forza. Ciao, grazie. Gil Neri, gara 1, fatta subito tua, qui a Fermignano sei una costante fissa, peggio degli autovelox sull'autostrada. Ma com'è stata questa mancia? Ho visto che hai dovuto fare un po' parecchi doppiaggi? Siamo in diversi oggi, però come allenamento va bene anche questo, almeno ti abitui a avere riflessi per i sorpassi, solo che chiaro, bisogna stare attenti perché sono dei promozionali, magari ti attraversano all'improvviso, quindi bisogna avere un occhio di riguardo. Vabbè, quindi è giusto che corrono anche loro, quindi noi che siamo più grandi dobbiamo... Bravo, questo è un ottimo insegnamento per i giovani che si lamentano sempre di tutto e di tutti, invece bisogna fare tesoro anche delle difficoltà. Ah, ma il futuro dei cross è perché ci sono
cioè gli amatori che corrono, perché se guardano quelli che vanno un po' siamo 10, non è che siamo. È vero, bisogna creare nuova linfa vitale al motocross. No, quindi ci vediamo ancora in gara 2 con il gradino più alto? Speriamo, dai. Dai, va bene, vai, incrociamo le dita assolutamente, Non ti voglio gufare, per carità. Toccati, bravo. Ci vediamo dopo. Grazie. E adesso siamo con la MX2, dove vedremo sicuramente un protagonista, Neri protagonista, ma Ruzzi gliel'ha promessa in questa seconda manche. Speriamo riesca a mettergli un po' di pepe sulla coda per aumentare lo spettacolo. Sicuramente tanti doppiaggi, perché il livello è un pochettino... diciamo il divario tra i primi e gli ultimi è un pochettino massiccio, circa 22 secondi di vantaggio, di differenza sul giro. Chiaramente i doppiaggi saranno un leitmotiv di questa manche. Chiaramente attenzione a Piunti in partenza, perché la sua esperienza ancora è quella del ventenne, diciamo l'esperienza, i riflessi forse sono quelli del ventenne, poi il fisico un pochettino lo molla, ma sicuramente se riprende ancora può dire sicuramente la sua. Tutto pronto, scongiuri, fasi di nervosismo prima della manche normali, ordinaria amministrazione. Vediamo anche Lamponi, che prima ha fatto una bellissima gara, terzo posto, ha soffiato al compagno di squadra veterano Piunti sul finale. Guida aggressiva per Lamponi, adesso è allenato da Bombecchi, sembra che i risultati si vedano. Pronti, partenza, via, partiti, e vediamo subito la sagoma di Gil Neri prendere il comando con Lisi lì preso su, ma Neri prende il comando tranquillamente. Eccoli che si toccano, seconda posizione per Piunti. Poi vediamo lì un po' di piloti Kawasaki. Parte alta del tracciato con Neri al comando. Tranquillo, nuovo casco bel per lui. Grafica Red Bull con Piunti seconda posizione. Vediamo Casellari. Poi vediamo Denti. Vediamo un po' di Becconi Berti che arriva adesso, lo riconosciamo. Caduta, scivolata, niente di che, ma niente di che. E intanto Gil Neri conduce tranquillo, eccolo che arriva su questo panettone che porta la parte alta del tracciato. Intanto aspettiamo, intanto Piunti che in seconda piazza, ma attenzione, arriva da dietro Ruzzi, partito non benissimo, in piena rimonta, che cerca di contenere il distacco. Poi abbiamo il 103, Marco Denti e Casettari che arrivano adesso in questo istante, ma attenzione ad esempio a Lamponi che in piena rimonta pure lui, terza posizione per lui in gara 1, gara tutta all'attacco per Lamponi, bravo nei sorpassi, aggressivo. Eccolo che arriva in questo istante. Duello. Attacca Ruzzi e passa. Ecco che arriva il numero 103 con Denti dietro, subito attaccato Casettari che ha il suo da fare con il numero 48 e Lamponi subito dietro, che è un brutto cliente. Ecco Venanzi che passa in questo istante, bella partenza per Venanzi, ma poi è stato risucchiato dal gruppone. Siamo sulle fasi finali di gara con Gil Neri saldamente al comando. Abbiamo in seconda posizione Ruzzi dopo una bella rimonta su Piunti, passano ora. Ecco Ruzzi che passa in questo momento. Andiamo a vedere Piunti staccato dietro, ma onore al grande Adriano che è sempre lì. Abbiamo questo 103 di cui ci dobbiamo documentare, con Lamponi però ci sta
avvicinando molto su queste fasi finali, sta sfruttando una buona condizione fisica. Grazie mille, questi fogliacci malefici intanto scappano via dalle mani. Cerchiamo di vedere Tamagnini, Nicolò, e infatti, ecco perché non lo conosco. Bella gara per Tamagnini, ragazzo di San Marino, molto giovane. E andiamo a vedere l'arrivo di Cinneri al traguardo. Eccolo che arriva in questo istante Neri, ultimo traguardo per lui, tutto in impennata. Bravo Gil. Qui, ma anche in altre piste è sempre un osso duro, ma in particolare per Mignano, per lui è una pista che adora, è la sua pista di casa, ci va forte. E poi adesso aspettiamo il secondo classificato che è Ruzzi, con un bel distacco. Gil ha doppiato una quantità immensa di piloti, stanno arrivando ora. Ecco Ruzzi, in seconda posizione, e poi c'è Piunti che sta arrivando in questo istante. In terza posizione. Gara finita per la MX2, passiamo subito agli amatori. Davide Ruzzi finisce gara 2, sempre secondo posto, non cambia il risultato, ma la gara è stata tutta diversa. Beh sì, la seconda manche non sono partito benissimo, ho dovuto recuperare fino agli ultimi tre giri perché sono partito circa quindicesimo. E qui a Fermignano passare è veramente difficile, però ci sono riuscito, però ho una preparazione ancora, devo recuperare un po', però fra due settimane c'è l'italiano, quindi queste due settimane saranno sicuramente fondamentali per ottenere un ottimo risultato per Montevarchi. Quindi sotto quegli allenamenti e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ciao ciao. Gil Neri non si è smentito nemmeno in seconda manche, è andato via, ciao ciao a tutti. Una noia mortale, ha ammazzato la gara. No, dai, è andata... Volevo riuscire a partire bene sto giro, perché sennò sembra che la prima mancia ho fatto una partenza atroce. Però volevo riuscire a capire perché non partivo più, allora la seconda ho visto che... Sei partito forte, e infatti dopo non ce n'è stato più per nessuno. Ho fatto due o tre giri forti, dopo è chiaro che venivano doppiati, giustamente. Chiappio e testa la dopo. E i doppiati sono stati parecchio fastidiosi? No, beh io... Cerco di non urlare il meno possibile perché magari prendono lo spavento, giustamente anche loro corrono, fanno la loro gara, è giusto che la fanno. Magari ti trovi a doppiare nel momento che sono in lotta tra di loro, non cercare di cambiare traiettoria e beh, va bene. Va bene, quindi un buon allenamento in vista del campionato. Sì, campionato sì. Quest'anno dove ti cimenterai? X2 sempre nella top drive. Regionale? Solo regionale, farò forse l'ultima gara dell'italiana cavallata. Perfetto, ok, e ci rivediamo in pista allora. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie.